Felice e orgoglioso di presentare Alessandro con il suo ultimo lavoro, è il terzo lavoro se non sbaglio, Sì. ed è il suo primo thriller. Sì. Esatto. Quindi bando alle ciance e do subito la parola ad Alessandro. Un saluto e ringraziamento a Gianpaolo che ha offerto questa occasione. Per me è un inedito il fatto di poter presentare un lavoro in questo modo, quindi anche per me è una esperienza e sono contento di condividerlo anche con visi e affetti, visi amici ed affetti. E in questo caso partiamo con il definire un po' chi sono. Vi racconto brevissimamente di me. E quindi Vittorini Alessandro, 41 anni. Commerciante nella vita, una laurea in filosofia che mi ha permesso di coltivare e approfondire la passione per la letteratura, per la saggistica e poi nel tempo anche per il cinema, sempre dal punto di vista però narrativo. Quindi negli anni, dopo i primi esordi autopubblicati, quindi come raccolta di poesie, una raccolta di racconti, e ho cominciato ad aprirmi all'eventualità del romanzo. È stata un'eventualità che inevitabilmente ha segnato un po' una linea di demarcazione netta rispetto alla poesia e alla forma breve della scrittura, perché la scrittura in prosa mi ha impegnato anche con un metodo che andava cercato, con delle dinamiche diverse e soprattutto con delle trame che fossero molto più impostate, ecco. Per cui dopo un romanzo che ho pubblicato storiografico, sempre sul giallo thriller, però un po' sui generis, come giallo era, perché era ambientato a Sarajevo nel secolo scorso, quindi all'inizio della prima guerra mondiale, diciamo prima dello scoppio e sono libri che comunque trovate su Amazon, e il titolo è Binario Morto di questo. Dopo quella trama di intreccio che avevo creato, che è una vicenda tra due amici divisi a livello ideologico e di fede, però molto uniti spiritualmente, e ho fatto un'altra poi pubblicazione che in questo caso invece era una tragicommedia ambientata a Verona, quindi sono entrato nei confini della città nella quale vivo e che amo anche. E ho cercato di cavalcare l'onda del San Valentino, quindi della rassegna che c'è di Verona in Love, e quindi l'avevo scritto con un amico quel romanzo. Abbiamo fatto un esperimento a quattro mani, si dice in questo caso, per cui ripartendoci i personaggi e anche i capitoli. E è stata una bella esperienza anche quella perché ha ampliato le mie modalità, diciamo, espressive. Terminato quel romanzo, però sentivo la voglia di cimentarmi in qualcosa di diverso, qualcosa che corrispondesse il mio gusto narrativo e di lettura. In questo caso la gestazione è stata più lunga, mi sono concesso una pausa anche perché ripartirsi tra lavoro, tra altre attività che come tutti abbiamo ci assorbono per buona parte della giornata. Vuol dire a un certo punto chiarire a se stessi quanto sia urgente questa passione che abbiamo, in questo caso per la scrittura. E devo dire che non c'è mai tempo perso nella vita quando si decide di applicarsi in una passione. Questo l'ho potuto sperimentare. Vuol dire che tutto quello che viviamo, nel caso poi dell'arte, di un risvolto artistico che si voglia ottenere, sarà materiale che poi avremo ad utilizzare. Quindi evidentemente la differenza la fa la tensione con la quale cerchiamo di vivere la nostra vita. E in questo senso mi sono sentito maturo per scrivere il libro di cui poi parleremo un paio di anni fa. Vi voglio raccontare dove mi è nata un po' l'idea per scriverlo. Sono venuto, diciamo, curiosando su articoli scientifici, sono venuto a conoscenza di dinamiche di trapianto e di memoria cellulare ad esse connesse, che riguardavano un caso negli Stati Uniti di una persona che ha subito un trapianto di fegato. E questo stesso fegato chiaramente aveva un suo donatore ignoto, perché la legge, almeno negli Stati Uniti, prescrive che ci sia comunque il riservo totale su quello che è la paternità di questo organo,
e si raccontava brevemente come questa persona nel tempo si sentisse modificata a livello innanzitutto corporeo, ma poi anche a livello interiore da questa esperienza, e quindi avesse iniziato a cambiare un po' i propri gusti dal punto di vista alimentare, dal punto di vista anche per dire musicale, cioè a 360 gradi si sentisse cambiata. Partiamo dal presupposto che comunque scientificamente questa cosa è convalidata anche dalle ultime ricerche, e il fatto di avere in se stessi un organo altrui è pur sempre un'intromissione per il nostro organismo che avrebbe un suo equilibrio. Nasciamo in un certo modo strutturati con la nostra unità, il fatto poi di scardinare questo tipo di unità iniziale che c'è chiaramente viene a creare a suo modo sempre lo scompenso, quindi il corpo stesso reagisce cercando di debellare questo organo che c'è. Questo è proprio l'effetto più tangibile che possiamo constatare. E non solo, perché allora non può esserci anche una modificazione, una reazione che ha la nostra anima rispetto a questo equilibrio che viene a spezzarsi. L'articolo finiva semplicemente così, non ipotizzava nient'altro, non aveva nessun dono letterario. Questa cosa mi è risuonata nella mente. Poi si sa e non si sa come vanno certe cose, ovvero c'è un'intuizione. È l'aspetto più bello che possa capitare quando una persona si propone un risvolto artistico. Ti viene un'idea, quest'idea la percepisci forte, per me è stato così, e ho detto, per me varrebbe la pena di lavorare su questo, anche perché mi chiedo sempre cosa mi piacerebbe leggere, cosa potrebbe colpire la mia attenzione. E in questo caso ho sentito che poteva avere un potenziale sviluppare la storia di un organo, in questo caso un cuore, già di titolo crepa cuore, e venisse trapiantato in una persona. Da lì la vicenda poi ha richiesto varie stesure come trama, varie ipotesi di stesura, ero partito in tutt'altro modo, poi ho calibrato un po' il tiro, poi si è, diciamo così, delineata. E prima di entrare un po' nel merito di questa cosa, preferisco rompere il ghiaccio anche a livello di lettura e leggere una mia poesia che vuole essere anche un po' un qualcosa di strettamente autobiografico, e autobiografico è inevitabilmente tutto quello che una persona viene a scrivere, uno scrittore fa, un artista, un pittore, uno scultore viene a mettere e a tradurre nella propria arte, è inevitabilmente legato al nostro vissuto. Per cui in questo caso magari è ancora più marcato il tono autobiografico. Quindi vengo a leggervela, il titolo è Poeta. Perché hai tanto a cuore le mie parole? Non vedi che sono solo un poeta che vive in stallo tra sonno e veglia, passando di dubbi in languori, mendicando sensazioni alla vita? Tratta dunque le mie parole proprio per ciò che sono. Troppo spesso è già confuso la speranza con la saggezza. Poi, questo per quanto riguarda la poesia, mi è servito anche per rompere un attimo il ghiaccio con la lettura. E mi piacerebbe anche leggervi un racconto prima di entrare nel merito. E la forma del racconto, qua ho anche un amico con il quale, Mattia, con il quale sto condividendo un corso di scrittura creativa da un po' di tempo, è una forma che mi sta permettendo di perfezionare il mio stile, molto utile, inevitabilmente diversa da quella del romanzo, e riuscire a condensare in poco spazio una trama che deve comunque avere una sua forza espressiva è un ottimo esercizio, perché la tendenza che abbiamo un po' tutti quanti, indipendentemente dal fatto che si scriva un bigliettino di auguri piuttosto che si voglia scrivere una lettera ad un amico o una persona amata, è quella di essere un po' prosaici, di avere sempre la sensazione di aver messo qualche parola di troppo, all'opposto di essere troppo asciutti, cioè due parole abbottonate, ecco. Ma per chi lascia andare un po' più le sciolte la penna, è che il rischio è poi quello. E quando veniamo a leggere tanti libri, che siano poi raccolti di racconti piuttosto che dei romanzi veri e propri, spesso abbiamo una sensazione comunque di pesantezza, soprattutto e paradossalmente se il libro ci aggancia, perché diciamo, come mai questa cosa qua che già era evidente, cioè ho fretta, voglio arrivare, voglio la pagina successiva. Quindi avvertiamo la pesantezza nella scrittura, ed è il limite col quale si deve combattere quando si scrive, e che devo sempre tenere presente anch'io.
Per questo adesso perfezionare la forma del racconto, che vorrà essere poi la mia prossima pubblicazione, una raccolta di racconti che ho adesso in cantiere, viene ad essere appunto un buon modo per cercare di essere meno prosaici, più asciutti, più aderenti a quello che deve essere il messaggio che si vuole trasmettere. In questo caso il racconto si intitola Il suono del mare. Riesci già a sentirlo? Aspetta, forse... No, non credo di essere sicura. Sergio conduce Vanessa per mano fino alla spiaggia. Il sole infrange il suo riflesso rossastro sulle lenti scure degli occhiali della ragazza. È la prima volta in vita sua che affronta il mare. Si gode lo scirocco che la carezza ai lunghi capelli ramati. Inala quell'aria salubre a pieni polmoni. È contenta di trovarsi dov'è. Del resto andrebbe ovunque in compagnia di Sergio. Nel loro rapporto, amore e fiducia non sono che due facce della stessa medaglia. Allora, non credi sia arrivato il momento di raccontarmi come hai fatto? Non sarà semplice, ma ci proverò. Per prima cosa devi toglierti queste. Sergio si accovaccia, le sfila l'infradito. I piedi di Vanessa si irrigidiscono a contatto con la sabbia calda. E questa? Questa è la sabbia. Massi enormi, probabilmente montagne, che vento ed acqua e miliardi di anni hanno fatto diventare rocce, sassolini, granelli, minuscoli frammenti di materia inorganica. Ce ne sono un'infinità, più di quante stelle ci siano in cielo. Stelle come il sole? Esatto. La gente viene qui in spiaggia per stendersi e bruciacchiarsi la pelle sotto il sole. Senti qua, dopo averle giunto i palmi delle mani, deposita nell'incavatura della sabbia. Vanessa sfrega lentamente le mani lasciando che sia il vento a disperderla. È sottile, già, quasi inafferrabile. Ora facciamo attenzione, non è semplice camminare su questa cosa. La conduce a piccoli passi verso la battigia. Alcuni uccelli sorvolano la costa. Cos'è questo grido? Ah, questo quassù, è il grido dei cormorani. Sono degli uccelli che si cibano di pesci. Loro iniziano a volare in cielo, sopra il mare, fino a quando non ne vedono uno. Poi scendono a tutta velocità e si tuffano dentro l'acqua per catturarlo. Dentro come? Meglio che tu la senta, così capirai. Ci siamo quasi. Allora è questo il... A pochi metri dalla riva il rumore della risacca si impone alla loro attenzione. È questo Vanessa, il canto del mare. La ragazza accelera il passo, ora è lei a guidare Sergio, ma non appena i suoi piedi vengono lambiti dalla prima onda, indietreggia. Tranquilla. Immagina ora di stare per infilarti in un'immensa vasca. L'acqua è fredda? All'inizio sì, ma è perché siamo noi ad essere scaldati dal sole. Seguimi. Le orme che imprimono sulla battigia vengono presto cancellate dalla risacca. L'acqua ormai gli sfiora le ginocchia. Hai ragione, sembra meno fredda. Perché continua a muoversi? Sono le onde. Anche le onde sono infinite. È il vento a farle. Lui accarezza la pelle del mare e l'acqua inizia a muoversi sollevandosi. Poi arrivano a riva e si infrangono sulla sabbia, come quelle di prima. Vanessa lascia la mano di Sergio e riprende a camminare. L'acqua le sta inzippando la gonna del vestito a fiori. Sul suo viso un'espressione di beato stupore. Vanessa, aspetta! No, andiamo, fino a dove nascono le onde. Allora, torniamo al libro, ve l'ho praticamente introdotto, e entrando un po' più nel merito, a me piace dare lettura per non dilungarmi di quella che è la sinossi, che si trova anche scritta dietro, peraltro scritta da me, e poi entrare direttamente nel merito con l'incipit del libro e un primo capitolo. Esiste una memoria cellulare in grado di trasmettersi da un donatore ad un ricevente? A seguito di un arresto cardiaco, Desmond viene sottoposto ad un trapianto. Manifesta i primi sintomi di una perdita di identità. Crede che riannodare i fili con il passato possa rappresentare la chiave di volta per riprendere il controllo della sua vita. Istinto, desiderio di giustizia lo portano ad indagare sulla scomparsa della moglie Amy, avvocatessa, un vincolo d'amore che ancora lo tiene in stallo. Poche, pressoché nulle, le speranze di ritrovarla viva.
si affida al supporto della psicoterapeuta Kate, preferendo la tranquillità di una cittadina lacustre del Vermont alla nevrosi newyorkese. Sarà un susseguirsi di fatti, macabri ritrovamenti, a scuotere la tranquillità di quel luogo di villeggiatura, convincendo Desmond di essere sulle tracce del killer che ha pescato le sue vittime nell'ambito forense. Paranoia? Crisi di rigetto? La realtà e il peggiore degli incubi intrappoleranno Desmond in una dimensione imprevista che intreccerà fatalmente il destino suo e di chi lo sostiene. La scatola era bianca, di plastica, sormontata da un coperchio verde a chiusura ermetica. Un parallelepipedo di quelli termici che si utilizzano per consegnare i sushi a domicilio o per infilarci le birre quando si va fuori a pesca. Ma in questo caso c'erano una grossa croce rossa e la scritta Trasporto Organi, impresse su due delle facciate. Venne caricata su un carrello ospedaliero e condotta da un paio di inservienti lungo il corridoio del reparto di chirurgia. Il medico, un uomo alto e magro, i radicapelli accomodati in un discutibile riporto, li precedeva facendo cenno al personale dislocato lungo il percorso di sgomberare il campo. Si spalancarono le porte della sala operatoria e la scatola venne accomodata su un tavolo sterile di alluminio. Il referto medico passò dalle mani del cardiologo a quelle del chirurgo, che cominciò a visionarlo scrupolosamente, la fronte corrugata in un'espressione pensosa, annuendo di tanto in tanto col capo. Quando ebbe finito, posò il documento sul tavolo e lo siglò, consegnando una copia dello stesso al collega. Nella sala operatoria adiacente, un uomo di una quarantina d'anni giaceva disteso, in stato di anestesia totale. Attorno a lui, un'equipe medica era impegnata a verificare che tutti i parametri vitali fossero a posto. Le potenti luci circolari penetravano con il proprio fascio biancastro all'interno del torace del paziente, la cui apertura era garantita da un divaricatore metallico. Dal suo interno fuoriuscivano le cannule che ne garantivano la circolazione extracorporea e la respirazione artificiale connettendosi a macchinari che mettevano in pressione un complesso sistema di pompaggio. L'elettrocardiogramma tracciava la linea verde sul monitor emettendo dei bip ad intervalli regolari. Il chirurgo si coprì le vie respiratorie con la mascherina. Un esperto assistente gli si avvicinò, divaricò l'apertura dei guanti in lattice, con due schiocchi furono infilati. Le fece cenno di sollevare il coperchio, quindi ficcò le mani dentro la scatola termica. Si udì un rumore di ghiaccio che veniva smosso. Il rumore evocò in più di uno dei presenti il desiderio di un cocktail da consumare al lavoro finito, ormeggiati su un comodo sgabello da bar. Un sacchetto trasparente venne estratto e soppesato dal chirurgo, che ne fissò per qualche istante il contenuto rossastro. Lo posò su un tavolino e diede istruzioni affinché l'organo fosse predisposto per l'intervento. I due assistenti svolsero il cuore dal sacchetto, ponendolo in una bacinella di alluminio. Il muscolo venne sciacquato e osservato con concitata curiosità per alcuni lunghi secondi. Poi, con i loro strumenti di precisione, iniziarono a sferragliare. «Che ti prende, Rose? Treni?» lo incalzò il chirurgo alle sue spalle. Il giovane specializzando finse che tutto andasse per il meglio, sforzandosi di non perdere la presa dell'arteria che teneva stretta tra le pinze. Rimpiangi le lezioni di anatomia. Beh, concentrati ora, il tempo non è nostro alleato. Certo, ci sono, balbettò lui senza mai staccare gli occhi da quel pezzo sanguinolento di carne umana. Mi ripetete il nome del paziente? Carter, Desmond Carter, rispose con deferenza l'assistente al chirurgo. Displasia ventricolare destra aritmogena. Queste patologie non vengono quasi mai diagnosticate, ma è piuttosto giovane, i parametri sono buoni. So che per alcuni di voi si tratta del primo trapianto. Ci siamo passati tutti, andrà tutto bene, rassicurò il chirurgo lanciando un'occhiata al di sopra della mascherina al resto dell'equipe. Fissò il display dell'orologio digitale ed annuì con un senso di sfida. Ci siamo, comunicarono i due dottori. Il chirurgo prese posto e fissò l'interno della cassa toracica di Carter, tastando con le dita i tessuti muscolari. Nonostante l'esperienza consolidata in innumerevoli interventi, l'odore pungente e ferroso del sangue gli faceva ancora arricciare le narici. Bene, portate quel cuore e vediamo di farlo funzionare.
Questo che vi ho letto chiaramente era l'incipit, entriamo proprio in media res, che è un inizio che vuole già immettere quasi con un taglio cinematografico nel pieno della vicenda. Probabilmente anche il fatto di avere seguito un corso di sceneggiatura e di cimentarmi anche in sceneggiatura condiziona un po' il mio stile, fermo restando che qua si tratta di un thriller, per cui ha bisogno anche di una referenza molto visiva e di offrire particolarmente dei dettagli e di colpire anche l'attenzione imprimendo delle immagini molto nitide. E in questo caso la sceneggiatura, come vi anticipavo, mi è servita parecchio, o almeno mi caratterizza, la ricerco, cerco un connubio tra le due cose, perché può anche andare a rendere giustizia un po' del nostro immaginario thriller, che è molto condizionato da immagini un po' stereotipate, soprattutto americane. E ora vi leggo l'ultimissima cosa, poi lascerò spazio a eventuali domande o altre vostre o di Giampaolo. E l'ultimissima cosa che vi leggo, sempre ovviamente tratta dal libro, è dal capitolo 17. Non svelerà nulla in più, nonostante sia, perché la formula del libro è fatta anche con parecchie analessi, quindi si fanno dei flashback, perché avrete capito che comunque questo protagonista è invischiato anche in un passato che sta cercando di riannodare, come vi dicevo nella sinossi di prima. Per cui vi metto in mezzo a tutt'altra situazione e mi piace anche crearvi un minimo di spaesamento che possa incuriosirvi di più. Desmond fissò a lungo l'occhio gelatinoso, inespressivo della trota grigliata che aveva nel piatto. La pupilla riluceva in mezzo alla cornea grigiastra, puntando uno spazio indefinito, altrove. Era lo stesso altrove che aveva trovato negli occhi deturpati della donna ripescata. Sembravano bloccati sull'ultimo fotogramma, quando un barlume di consapevolezza viene ancora beffardamente concesso, sbarrati nella consapevolezza della morte, arresi all'atrofia che presiede ogni materia esanime. Dopo tre forchettate ne aveva già abbastanza, scostò il piatto coprendo l'avanzo con un tovagliolo, sollevò la mano attirando l'attenzione del personale. Di certo la portata si presentava bene, tanto alla vista quanto al palato, ma nel suo stomaco contratto non c'era posto che per un whisky o qualsiasi altra cosa forte che gli facesse digerire l'episodio macabro di quella mattina. Sì, ne aveva visti di cadaveri nella sua vita, non era quello il punto. Per quanto fosse ovvio che lo shock cogliesse sempre alla sprovvista, era stata la paura di potersi imbattere nel corpo esanime di Annie a traumatizzarlo. La morte non avrebbe risparmiato nessuno, nemmeno lei. Questo era un fatto con il quale avrebbe dovuto fare al più presto i conti, nonostante l'indagine che intendeva portare avanti. E quella della morte della sua cara Amy era un'ipotesi che ogni giorno che passava diventava più reale. Qualcosa non andava, chiese il cameriere dopo aver rimosso il piatto pressoché intatto. Andava tutto bene, grazie. La trota era freschissima, replicò incassando il suo sguardo perplesso. Desidera qualcos'altro? Desmond consultò al listino la voce alcolici. Fece scorrere col pastrello dell'indice dall'alto verso il basso. Portami un Jim Beam doppio con ghiaccio, grazie. Il cameriere appuntò l'ordinazione sul palmare e si avviò verso la cucina, scomparendo poco dopo oltre la porta spinta. Un whisky, pensò, probabilmente ripetendo la voce bassa, mentre carrellava lo sguardo sui presenti ed i loro volti distesi. Nel tipico ristorante dei luoghi di villeggiatura, come nel caso del Barn Restaurant, la gente si godeva la cena senza troppi affanni e alle pareti potevi trovare appesi cimeli di pesca, di caccia, oltre alla foto di qualche personaggio famoso che sorrideva posando il braccio sulla spalla del proprietario. Non fosse stato per le luci così basse, intime, sarebbe il caso di dire, avrebbe smesso di rimproverarsi di essere fuori luogo e di non aver scelto un qualsiasi fast food appena fuori il centro. Riportò lo sguardo davanti a sé, al posto vuoto e silenzioso che gli stava davanti. Lo aveva fatto mantenere apparecchiato e sorrise amaramente ripensando alla frottola raccontata al maître di sala al momento del suo arrivo. «Un tavolo per due, signore, oppure solo?» gli aveva chiesto. Quel perfetto sconosciuto, calvo e demaciato, la cui giacca bordò con ricamata l'insegna del ristorante, gli ricadeva goffamente oltre le spalle strette. La sua fottutissima quanto ovvia domanda e il suo sguardo interrogativo nell'attendere una risposta che tardava ad arrivare.
per due grazie l'avevo messo a tacere, ma non aveva convinto nessuno, per quanto per obbligo di coerenza si intende, avesse addirittura finto di attendere per un quarto d'ora guardando spazientito oltre la vetrata orientata sul maledetto teatro della sciagura mattutina. Le acque color petrolio, in un ozioso, a tratti impercettibile movimento, si erano chiuse come un coperchio sopra il mistero di quel cadavere ritrovato. Tornò al cameriere con il tumbler di whisky appoggiato sul vassoio. Il ghiaccio prese a tintinnare una volta che il bicchiere fu sollevato da Desmond. Lo fece roteare godendosene il gorgoglio, ne fiutò l'aroma, consistente, e lo mise in controluce apprezzandone il denso color tabacco. Eseguì l'operazione come se sapesse che quello che stava facendo, come se fosse prassi consolidata per lui ordinare dei whisky, ma soprattutto valutare la qualità. «Salute, Desmond», augurò una voce baritonale dalla sua mente. Si murò un brindisi. Il primo sorso lo esaltò. Lasciò che l'alcol pizzicasse le sue labbra, godendosene l'aroma intenso, caramellato dal retrogusto di cocco. Dopo pochi secondi, l'alcolico si propagò in un calore diffuso che dal petto scese fino allo stomaco e i suoi nervi si distesero. «Ah», sospirò appagato. «Te lo stai godendo, Desmond», riprese la voce interiore. «Ti mancava il gusto del gin bianco, è vero? Si sa come va questo genere di cose. Abitudine, amico mio, abitudine. È così che nascono i vizi e che finiscono gli amori. Ci si abitua a tutto, in fin dei conti. È la natura umana, non credi?» Tracannò un altro sorso facendo impattare il ghiaccio sugli incisivi. Ne masticò un cubetto sentendolo scricchiolare sotto la mossa dei molari. Scrollò la testa e deglutì. «Gli scienziati la chiamano evoluzione. Senti come suona bene». Sorrise fissando dall'alto l'interno del bicchiere. «Ma il primo sorso, dopo un lungo digiuno, regala sempre la vera ebbrezza. Ti finisce dritto al cervello e tu sei fottuto di lì in avanti. Pensi che non potrai farne a meno. Pregusti già l'appuntamento successivo. Anche con le donne accade lo stesso in fin dei conti. Ma forse sei ancora dell'idea che esista un solo amore nella vita. Dimmi la verità, Desmond. Sei un romantico?» Sollevò il bicchiere e beve d'un fiato il whisky. Rimase qualche secondo con il tumbler stretto tra le mani, pensando a quale risposta darsi. Temporeggiò un po' troppo dal momento che la voce riprese. «Te lo dico io cosa sei, amico. Sei soltanto romantico del cazzo. E vuoi che ti dica perché?» Sbuffò e allentò un bottone della camicia. Stava iniziando ad avere caldo. Sul suo viso un sorriso inebetito. L'occhio vitreo fissava un punto indefinito davanti a sé. Un fantomatico interlocutore. Lo stesso che sembrava saperne una in più di lui, tenendo banco in quei soliloqui. «Hai elevato Amy a tua ragione di vita, hai commesso un errore imperdonabile. Hai visto in lei la media astratta e carnale di ciò che avresti sempre desiderato trovare in una donna. Bellezza, dolcezza, femminilità, dedizione, passionalità. E quando ti sei consacrato a questo amore, solo a quel punto non ti sei accorto di esserti mortificato. Da quel momento, quello dell'abnegazione incondizionata, il veleno ha iniziato ad intaccare il tuo spirito e la lotta impari contro la morte, il desiderio di risparmiare il vostro amore a tutti i costi, oltre lo spazio ed il tempo, hanno preso il sopravvento, facendoti vivere nell'idea che non vi potesse essere più vita all'infuori di voi. Lei è diventata la tua ragione di vita e tu l'avresti difesa come uno di quei valorosi cavalieri medievali, dalle angherie del mondo, risparmiandole ogni sofferenza se solo avessi potuto. Hai idolatrato Amy, vecchio mio, ed ora di lei non resta che un mucchio d'ossa da qualche parte, a testimoniare la sconfitta del vostro amore, il trionfo della morte e dell'impermanenza». Fissò assorto una coppia di giovani amanti in un tavolino addossato alla vetrata. Sorridevano di quella complicità che gli ricordava l'ebbrezza dei momenti più ispirati del suo matrimonio, quando la gioia straripava, incontenibile, e tutto sembrava cospirare a favore del proprio amore. I due sposini intrecciarono le mani e si sporsero oltre le sedie, scambiandosi un bacio. La cravatta bianca a pois viola di lui si infilò dritta nel piatto, finendo sopra le fettuccine. Sorrisero, come avrebbero fatto se fosse stato Charlie Chaplin in un capolavoro muto a fare quel numero. Tamponò la cravatta con il tovagliolo imbevuto d'acqua. La moglie ne approfittò per immortalare l'ennesimo momento memorabile della loro storia. Il flash rischiarò il volto paffuto e sbarbato dell'uomo, mentre reggeva con un'espressione perplessa il lembo insozzato della cravatta. Desmond abbozzò un timido applauso. Questo scatenò un altro accesso di risate della moglie, che sussurrò qualcosa all'indirizzo del marito, il quale scosse la testa esasperando la propria afflizione. «Qualcos'altro per lei? Un altro gin bin doppio con ghiaccio, grazie. Ti piace, non è vero?»
Da quanto tempo non ti lasciavi andare? Sempre a prenderti sul serio, sempre sul pezzo. Ed ora che farai? Quando daranno un nome a quel cadavere che avete ripescato? Stavi per cascarci, Desmond. O mi sbaglio? Scosse la testa confuso. Prima che stritolasse del tutto il tovagliolo che aveva stretto in mano, tornò il cameriere. Il suo gin vin doppio con ghiaccio. Gettò il tovagliolo di stoffa appallottolato sul tavolo e si passò una mano sulla fronte sbuffando. Sul display del Samsung le cifre 22,50, quindi 10,50. Un nuovo sorso. Dove eravamo rimasti? Ah sì, quel cadavere. Chi l'avrebbe detto che non ci sarebbe annoiati per Burlington? Pareva che non ci fosse altro da fare che far rimbalzare sassi sullo specchio del lago, gettare molliche di pane e pesce, ed invece abbiamo il corpo in decomposizione di una donna sul tavolo dell'autopsia. Una giovane donna che qualcuno si è preso la briga di chiudere dentro un telo di plastica e consegnare il silenzio del lago. Scommetto che muori dalla voglia di saperne di più, o mi sbaglio? Deformazione professionale, caro Desmond. Dovremmo attendere qualche giorno. E se nel frattempo andassimo a gettare le reti? Non è che ne ripeschiamo qualcun altro? O forse tiriamo a galla quel figlio di puttana di Champ? Sì, amico mio, qualcosa mi dice che c'entra qualcosa quel fottuto mostro in tutto questo. Ma ci pensi, che culo? Sei capitato nel posto giusto al momento giusto. Fece scendere un altro goccio. Il suo sguardo distratto non si accorse che nel frattempo i tavoli, prima occupati, erano rimasti vuoti. Soltanto la coppia degli sposini resisteva, come in un tempo sospeso. Se ne stavano lì, sussurrandosi promesse, ricambiandosi sguardi mielosi che già da un pezzo gli risultavano insopportabili. Non era soltanto invidia la sua. Era un qualcosa che si collocava giusto al confine tra quella e la nostalgia. Nostalgia di una complicità irripetibile, quando per il favore di quell'amore si erano sentiti disposti a sussurrarsi all'unisono le fatidiche parole. Sei tutta la mia vita. Riaprì gli occhi, si alzò dal tavolo infilando la giacca. Con l'ultimo sforzo rovesciò nella gola il finale del whisky posando sonoramente il bicchiere, quasi con strafottenza. Salutò la coppia augurando loro buona serata. Saldò il conto e si ritrovò a passeggiare sul lungo lago. Né l'aria fresca, che nel frattempo era calata con il sipario della notte, né l'odore stantio, quasi marcescente, dell'acqua dolciastra, catturarono i suoi sensi quanto la vista di quel silenzioso specchio. All'estremità della baia le luci cittadine brulicavano come piccoli carboni ardenti, riverberando i loro toni rossastri sulle acque. La luna a tre quarti, specchiandosi, disegnava una lama di tono giallastro e si prolungava verso lo spettatore come per effetto di una tecnica impressionista, esasperando sia il senso di quiete che di paralisi d'intorno. Solo i passi di Desmond, che scricchiolavano ora, sentendosi incerti sul legno del pontile, rinsaldavano il senso di realtà. Sfilò tra le barche ormeggiate. Gli scafi, dormienti per lo più rivestiti di spesse tele protettive, oscillavano impercettibilmente. Le vele ammainate sembravano mendicare un alito di vento a quella serata in cui tutto pareva immobile, degno richiamo per un pittore metafisico. Vanessa, si interrogò, giunto in prossimità di una barca a vela piuttosto costosa. Era lunga, dal design recente. La vernice turchese del nome, scritta in un corsivo elegante, decorava la sua fiancata bianca. Il volo stilizzato di alcune farfalle attivò la sinapsi, richiamandogli l'infariata del cancello della villa della psicoterapeuta. «Che fai, vecchio mio? Qualcosa non va?» Di nuovo quella voce interiore. Si sedette con aria pensosa sul pontile, facendo penzolare le gambe al di sopra del pelo dell'acqua. Sporse il corpo in avanti fino a visualizzare una macchia nerastra che accampava in superficie. Si ritrasse quando sentì la testa pesante ed attirata verso il basso ed un senso di nausea montargli dallo stomaco. Quella sensazione aveva un nome, Jim Beam. Sarebbe stato meglio rimanersene un po' tranquilli lì a smaltire i fumi dell'alcol. Fece scivolare il palmo della mano sul fianco della barca, accarezzandone la superficie fressa, liscia. Il desiderio di salsi a bordo si fece largo. La voglia di sciogliere gli ormeggi e spingersi alla deriva. Magari dal silenzio assorto del lago, in una sera come quella, un segreto sarebbe riaffiorato. Il richiamo si fece via via più pressante. Si guardò attorno con circospezione. Calma piatta. Fu sul punto di alzarsi e nel tentativo immerse la suola del mocassino in acqua, provocando un leggero sciabordio. Bastò farlo desistere. Si ritrovò allora a toccare la superficie del lago con la punta della scarpa,
rimanendo vittima dell'ipnotico propagarsi delle piccole onde che si dissolvevano nell'oscurità tra cielo e terra. Ok, grazie Alessandro. Passiamo alla parte di intervista. Beh, intanto volevo farti i complimenti perché è veramente un'opera ben fatta e soprattutto le parti descrittive mi hanno proprio colpito. La prova è stata proprio l'incipit. Sembrava di essere in ospedale con il chirurgo e questo organo che non ho capito perché agli altri dovevano il ghiaccio, sembrava di farsi un cocktail col cuore in mano. Forse è stata... Pregustavo nel momento successivo. Esattamente. Diciamo che come punto di vista di come è nata l'idea della sua gestazione, sei stato abbastanza esaustivo. Volevo qualcos'altro? No, andrei oltre. Allora, prima hai detto che ogni scrittore comunque nelle sue storie, quello che scrive, mette qualcosa di suo. Sì. Tu cosa hai messo di autobiografico? C'è qualcuno che lo sa già. No, allora, è una rivisitazione inevitabilmente di alcuni fatti o alcuni traumi, chiamiamoli anche col loro nome, che ci sono stati nella vita. Evidentemente traumi di abbandono segnano a livello sentimentale ogni persona, e così come traumi legati alla perdita di qualcuno anche a livello proprio a livello legato alla morte. E questo mi ha solo fatto da sfondo perché sono riuscito a collegare questo tipo di vissuto, quindi riconnettermi profondamente ed evocare certe sensazioni per poter essere quello simile. Quindi in questo senso dichiaro di aver attinto al mio carniere di emozioni, per il resto è tutto frutto di fantasia completamente. Ho creato degli intrecci sentimentali nella vicenda, come avrete potuto in parte capire più dalla sinossi, nient'altro. Si è inevitabilmente autobiografici, lo ricordo ancora e lo stiamo sperimentando anche io e Mattia. Mi piace coinvolgerti oggi perché è un giudizio anche tuo competente, per cui lo stesso insegnante che abbiamo adesso, Marco Ongaro, ci fa presente questo, che siamo il frutto delle nostre esperienze, del luogo nel quale viviamo, della lingua con la quale ci cimentiamo. Evidentemente tutto questo ci dà già una collocazione e dà già un colore alle nostre sensazioni. E il resto poi è bello anche nel caso del thriller, è inevitabilmente non solo romanzato ma anche di fantasia, perché è un genere che si presta ad esasperazioni. E in questo caso in particolare mi è piaciuto proprio esasperare certe emozioni, creare una lacerazione soprattutto del protagonista che fosse molto forte ed agganciasse tanto il lettore. Il protagonista è Desmond Carter. Chi è Desmond Carter? Desmond Carter è un giornalista che a seguito di un 41enne newyorkese, e il quale a seguito di un arresto cardiaco, mentre faceva footing al Central Park, si è trovato improvvisamente sul lettino d'ospedale con un trapianto. È sempre stata una persona comunque mediamente sportiva, in salute, non ha mai avuto avvisaglie di quello che sarebbe stato il suo problema cardiaco. Si trova improvvisamente sbalzato su un letto d'ospedale e si trova a riprendere coscienza a trapianto avvenuto, perché evidentemente c'era una crisi particolare che richiedeva l'urgenza di un trapianto, e una cosa che non è stata diagnosticata prima perché era asintomatica. Quindi da lì questo Desmond deve riannodare i fili con il passato, ovvero con la separazione da una moglie avvenuta circa un anno prima, e scomparsa la moglie. Quindi Desmond si trova in qualità di giornalista ad avere accesso a delle informazioni che per il più delle persone non sarebbero altrimenti disponibili. Quindi questo da una parte, quindi con eventuali agganci anche di polizia e tutto, e poi si trova comunque in un punto di svolta della sua vita, perché 41 anni sono, i 40 anni spesso sono un po' un termine simbolico, una volta in mezzo dei cammini della nostra vita era più sulla trentina,
adesso con i traguardi anche i 50 sono, anche i 60 sono la metà della vita, ecco, andiamo avanti ogni anno ne aggiungono 5 per la pensione e tutto, esatto. Quindi andremo in pensione se ci andremo, e in questo caso comunque Desmond si sente a un punto di svolta epocale della sua vita, questo è Desmond. Mi piacerebbe approfondire con un'altra domanda, sempre la figura di Desmond. Lui ha due, diciamo, punti focali. Il primo, quando viene mollato dalla moglie Amy, e il secondo dal trapianto. Desmond prima di essere mollato, Desmond dopo di essere mollato, Desmond prima del trapianto e Desmond dopo il trapianto. Allora, cerco di... leggete il libro. Ci ho fatto. Allora, cerco di condensarle dicendo che Desmond prima del trapianto era inevitabilmente il Desmond. Sì, per molti versi lo voglio accomunare al Desmond mentre era ancora nel suo rapporto. E quindi era una persona che aveva una sua soddisfazione, una sua realizzazione sia professionale che di coppia. E prova, poi ne sarà nel libro anche tutto un ricorso dei flashback, delle immagini abbastanza impressive legate soprattutto al luogo domestico, e la casa mi si è offerta da spunto, il suo appartamento, per fotografare una situazione che c'era di coppia prima, quando lui ancora stava bene, prima appunto del trapianto, e non si fa molto cenno a quell'anno interlocutorio che c'è stato tra quando è stato lasciato e il trapianto stesso, per cui si passa direttamente non alla sofferenza che ha provato prima, ma alla sofferenza che ora viene ad attanagliarlo subito dopo il trapianto e che ne causa il cambiamento. Quindi, per rispondere all'ultima parte della domanda, il cambiamento avviene dopo, segnandolo come persona sempre più circospetta e misantropa. Quindi diventa un misantropo e comincia ad appartarsi sempre di più, anche perché dubita delle sue stesse emotività e sensazioni. Ha uno scollamento quasi tra quella che è la dimensione del suo ricordo mnemonico e quelle che sono invece delle sensazioni, una voce interiore. Vi ho letto anche quel passo lì per farvi capire già un po' la dicotomia che si sta affermando in lui, e quindi gli confonde la realtà, quindi è misantropo e confuso. E la sua disperazione qua comincia a essere tale, perché è una disperazione sia interiore personale su quello che sarà il suo destino, visto che si sente cambiato e non capisce anche come, sia legata al fatto che adesso più che mai vuole fare giustizia sente improvvisamente di voler fare giustizia e riprendere il caso della moglie, per cui rimettendosi a confronto con il suo passato inevitabilmente riapre il vaso di Pandora. Questo è quello che succede. Perché negli Stati Uniti? Perché? Questa è una bella domanda, grazie per avermela fatta. Politica. Perché? Allora, il genere letterario del thriller, a differenza del romanzo, si presta ad essere ambientato anche altrove. Nel caso mio mi è venuto spontaneo, quindi la prima risposta è questa. Quando mi viene un'ispirazione per qualcosa, evidentemente ambientarlo in una località lacustre del Vermont, per quanto noi non si sappia o a malapena dove sia, a parte sottoscritto che si è studiato tutto per filo e per segno, sono andato negli Stati Uniti in alcune occasioni, tre occasioni, sono stato a New York, avevo un background e un'impressione che mi aveva lasciato la città. Ma il vantaggio qual è in questo caso? E, oltre ribadisco la spontaneità di aver avuto l'idea di lì, è che parlare di New York o del Vermont, di questi posti pedemontani negli Stati Uniti settentrionali, è nell'immaginario di tutti. Probabilmente se noi parlassimo di Vigasio, ambientassimo una storia di Vigasio, con tutto rispetto, non è una questione, però sapremo molto meno su Vigasio, su quelle che sono le dinamiche cittadine, di quanto possiamo pensare di cogliere invece in uno stereotipo come quello americano. Quindi siamo abituati ad avere impatti visivi cinematografici ogni giorno, serie TV, film che siano, documentari, ci sembra quasi di girarla a New York. Se chiudiamo gli occhi possiamo anche pensare di trovare qualcosa. Quindi in questo senso un'evocazione come quella del lago di Champlain, sul quale mi sono documentato, non essendoci stato,
Mi piaceva perché ho notato che c'era una corrispondenza tra la leggenda del mostro di Loch Ness scozzese e quella di Mostro ai Templi. È un po' un equivalente americano. Dicono che ci siano stati avvistamenti. Se avete voglia di farvi una ricerca, noterete che ci sono anche foto in merito, anche accreditate talvolta di decine di anni fa, eccetera. Infatti mi è piaciuto questo perché mi offriva il parallelismo tra il serial killer che colpisce varie persone in questa località e non solo, e l'apparentamento di questo al mostro di Champ, quindi diventa il mostro di Champ lui, questa persona. Quindi per me è stata una cosa che ha colorato e ha dato anche seguito alla mia tendenza a scrivere un po' in sceneggiatura, ha colorato tutto un immaginario che avevo già di base, l'ha già strutturato molto meglio di quanto sarebbe stato scrivendo la stessa trama ambientandola in Italia, dove una parte di fascino, di intrigo rischia di venir meno, o dove la conoscenza che abbiamo di certi posti già ci fa mettere in discussione come, ma è possibile che questa cosa possa venire così, ma la legge cosa dice? Se invece lì, essendo romanzata la cosa, la segui in maniera critica, quindi è stato molto più, paradossalmente, più semplice per me. Questo è il tuo primo thriller? Sì. Come hai fatto a imparare a scrivere i thriller? Non solo leggendo molto, leggendo, quindi è chiaro che la prima fonte di approvvigionamento per chi ambisca a scrivere è la lettura. Anche per collocarsi meglio, per insegnare anche l'umiltà alla lettura. Oltre a questo, poi ho chiaramente esercitato seguendo un corso online innanzitutto e poi documentandomi su quelli che sono certi aspetti tecnici che fanno la differenza in un thriller. Infatti il più bel responso che posso avere da chi abbia letto il libro, al di là del fatto che gli sia piaciuto o meno, è proprio il fatto di dire mi ha tenuto fino alla fine. Quello è il più bel complimento, perché ha delle sue dinamiche, il thriller, quasi canoniche, vanno rispettate, deve reggersi su un equilibrio particolare, che è dettato dal fatto di rivelare, quindi permettere che una persona abbia degli elementi di lettura, di comprensione della storia, ma non svelare troppo, perché non deve togliere la magia per il lettore di essere protagonista. Tu devi essere al servizio del lettore, non devi essere innamorato di quello che hai fatto, devi metterlo a disposizione. Se pensi di fregare il lettore dicendo non ti faccio capire neanche la fine, allora niente, lo dico. Cioè, non è un'esperienza che vada condivisa. Se invece permetti di pari passo al lettore di poter avanzare ipotesi, di confondere nella maniera migliore la pista magari, ma poi di fargliela riannodare, e alla fine c'è questo svelamento, ecco che avviene quello che nella poetica aristotelica viene chiamato catarsi. Quindi facciamo una brevissima mimesi e catarsi dalla poetica aristotelica sono due principi sui quali si fonda il senso artistico e di attinzione dell'arte che abbiamo. Mimesi perché un'opera ci deve medesimare. E ci deve far sentire di palpitare con il protagonista della vicenda, di essere nel luogo, quindi la descrizione esattamente. E poi la catarsi è quella purificazione che abbiamo quando abbiamo seguito e impatito le emozioni e quando dopo una grande tensione c'è questa liberazione nel finale. Quindi quando ci liberiamo da qualcosa assieme ai protagonisti e sciogliamo i nodi di questa vicenda, ci sentiamo meglio e l'opera ha svolto la sua funzione per noi. Quindi non è proprio solo del thriller. No, dell'arte. Quella logica lì è propria della narrazione. Sì. Del parlare attorno a un determinato concetto, a un determinato aspetto, quindi non è solo insito nel thriller in quanto tale, ma trascende dal genere e arriva quello a interessare. Infatti la poetica aristotelica riguarda proprio tutti i tipi di arte, cioè arte dove ci sia una narrazione, una trama, era partito dal teatro come considerazione per Aristotele e parlava di come debba una rappresentazione agganciare. Poi uguale anche in narrativa, questo indipendentemente dal genere, un romanzo
come diceva giustamente anche Renzo, cioè deve, e la trama del film deve agganciare e svolgere questa funzione. Questo è fuori discussione, sì. Okay. Allora, ovviamente c'è la morte, però c'è anche l'amore nel libro. L'amore che Desmond prova per Amy, e l'amore che, non vorrei fare spoiler, poi insomma altri personaggi proveranno per altri personaggi ancora, se non spoilerizzo. Infatti, come l'hai sviluppato il tema dell'amore? L'ho sviluppato cercando anche qua un equilibrio molto sottile tra tensione e amore legato alla morte. Intanto sono quasi indissolubilmente legati, anzi togliamo il quasi, l'aspetto dell'amore e della morte. E in un passaggio che ho letto prima ho anche espresso questo concetto tra le righe, ovvero l'impermanenza è il sottile scacco che ci gioca la vita alle affezioni che proviamo, all'attaccamento. In questo caso ogni forma d'amore rischia o parte da una condizione di attaccamento. Si vorrebbe far durare, eternizzare un momento per sempre. Quindi si vorrebbe che il rapporto speciale, la particolarità che ti lega e fa rendere speciali voi in quanto coppia, potesse essere replicabile all'infinito, ma la vita poi dimostra che non è così. Senza entrare in dinamiche delle quali non sono uno specialista, non sono psicologo cosa, dinamiche di coppia o che, a me basta il lato, diciamo, l'aspetto più filosofico. E quindi il fatto poi di vedere che un qualcosa ti è stato dato e ti è stato tolto, ti crea, soprattutto in un momento di fragilità come quello del protagonista, questa disperazione, questa angoscia esistenziale. Lui aveva estremizzato probabilmente troppo l'amore, era stato un romantico, come viene definito lì, e questo è stato lo scherzo che gli ha giocato la morte poi. E il prezzo da pagare per il suo romanticismo e per il pensiero quasi ingenuo che tutto potesse durare appunto per sempre. Quindi ho giocato su questi due aspetti cercando nel thriller di non dimenticare o comunque di approfondire anche dinamiche sentimentali. Poi ce ne saranno altre, come diceva anche Giampaolo, senza spoilerare, ne troverete anche delle altre, non necessariamente quel loro rapporto. Senza che sia mai a discapito con la tensione e con lo sviluppo dei fatti che ci sono collegati al feeling. Ok, i tuoi riferimenti letterari? Sono tanti e è meglio citarne pochi, e un'adorazione per tutta la letteratura dell'Ottocento che magari mi ha creato lo stile un po', una prosa magari un pochino eloquente tutto, e cerco sempre di arginare questa mia tendenza, mi piace da una parte, poi ci vuole anche modernità, insomma. Quindi la modernità mi è stata data soprattutto da quelli che sono gli specialisti americani, mi permetto di dire. A me Stephen King su tutti piace molto per il genere, per il thriller, quindi lui mi ha segnato tanto. Anche Carver mi piace parecchio, quello nella forma del racconto, in una forma più breve, e mi ha aiutato particolarmente per gestire la parte riferita ai dialoghi, che sono un aspetto non trascurabile di un libro che rende verosimile. E comunque la mia vera adorazione è per la letteratura russa, quindi la tendenza all'introspezione probabilmente dipende da quello. Anche se tutto rivisitato in chiave più moderna, quindi vari Dostoevskij, Tolstoj, Chekhov mi hanno veramente caratterizzato in primis. E agli americani riconosco invece la capacità più fotografica, più asciutta di cararci in un tempo presente. Questo. Adesso è arrivato il momento della domanda cattiva. Vai. C'è un capitolo che, te lo dico sinceramente, non l'ho capito, o forse l'ho capito, però meglio come lo spieghi. No, un capitolo in cui tu lo dedichi interamente a Desmond, che va in giro con, mi sembra che fosse la ciabatta, l'infradito, a uccidere le bratte e gli scarafaggi. Sì. Perché? È stato un momento in cui ho voluto un attimo stemperare
La tensione, la concentrazione dei primi capitoli sull'approfondimento di quello che è il suo profilo psicologico e personale, quindi ci sono un po' di capitoli all'inizio che cercano di introdurre bene il personaggio in modo tale che poi si possa vivere un po' di rendita nel proseguo del libro, perché poi avranno tanti fatti diversi che vanno collegati, per cui riuscire ad avere ben presente come protagonista è importante. E quello che ti è passato con, in maniera sarcastica, ironica, così è stato voluto in buona parte, ma allo stesso tempo questo fenomeno, l'episodio è l'infestazione di blatte che c'è nell'appartamento del protagonista, e questo episodio è la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso, per il quale lui dice basta, adesso vado via, non ve la fa più. Quindi questo mi è servito pretestuosamente come aggancio, perché era un capitolo che non riuscivo a risolvere. Sapevo che dovevo parlare del fatto che lui andasse via, prendesse questa decisione, e metterlo in relazione a un coprotagonista che è l'amico, il mentore della situazione. Li ho fatti incontrare in questo appartamento durante l'infestazione. Inevitabilmente il fatto che lui, e questo riflette un altro lato autobiografico, un po' la difficoltà con queste blatte, il senso di repulsione che ha per loro, è abbastanza sintomatico dell'esasperazione che ha raggiunto. Forse sono i suoi pensieri semplicemente quelli, forse molto più metaforica la cosa di quanto possa sembrare, e mi piaceva creare un piccolo diversivo anche, è stata intenzionale questa cosa. Allora, ultima domanda, se hai progetti futuri. Assolutamente. Legata alla prossima pubblicazione a una raccolta di racconti sul genere soprannaturale, thriller, straordinario, preferisco definirlo. Ne ho archiviati diversi, per cui mi piacerebbe dare seguito a questo e terminare questa raccolta, quindi sicuramente entro la fine dell'anno. E per il prossimo romanzo ho un'idea che reputo forte, ma ancora delle riserve, deve ancora decantare, per cui mi concentro una cosa per volta, sull'altro troppe riserve ancora. Quindi il mio sogno è di proseguire, è un sogno che intendo perseguire giorno per giorno, applicandomi con dedizione. Ora passiamo alla parte del pubblico, che sicuramente ci saranno domande. Non è una domanda, ma è un complimento, nel senso che sia il lettore sia l'ascoltatore questa mattina, proprio grazie alla tua capacità di riuscire a proiettare il lettore in un'altra dimensione, nel senso c'è stato proprio un trasporto sia nel lettore, nel racconto, che è stato bellissimo, sia per quando finisce il libro, per cui se questo era il tuo obiettivo, io l'ho subito. Volevo chiederti se vieni a leggermelo. Poi c'è da rifare. Vabbè. Parliamo a parte, andiamo a stabilire. Quindi raccolgo io i sogni. Perché l'enfasi che metti, i punti e le virgole, come sai mettere te, sentire le lettere da te, ti portano, ti portano. Sicuramente l'emozione con cui l'ha scritto. Siamo marito e moglie, si vede. No, vi dirò che la scelta oggi di leggere è stata fatta proprio per creare un... A me piace e credo che chi abbia scritto dovrebbe leggere, perché avevo la tentazione subito di far leggere a Laura, che è la mia compagna, voi conoscete, ma magari qualcuno non conosce, e far leggere a lei, che è un'ottima voce narrante, tutto, ma non sarebbe stata la stessa cosa. Non avrei trovato adeguato, non volevo scollarmi da quello che ho scritto, quindi mi piace anche rileggere, soprattutto quando lo leggo ad altri, non tanto da solo magari, per assurdo, perché ci si sta sopra tanto quando si scrive qualcosa e dopo vuoi anche separarti, la consegni quasi, invece quando la condividi è diverso, ti fa piacere leggerlo, quindi mi fa piacere sia arrivata magari anche un po' di partecipazione, per quanto non sia un attore, quindi una voce narrante, però sapevo dove magari puntualizzare un po' di più su certi aspetti. È arrivato. Saliamoci di
Come? Un CG? Sì. No, cioè, la voce? Ho pensato. Infatti, ecco, un altro dei progetti è esattamente questo, di magari per i racconti si possono prestare di più, ma anche per il romanzo stesso, di pensare a una pubblicazione, contattare qualcuno che possa interpretarlo. Può essere. Grazie per lo spunto. Con calma. Comunque vi dirò, ecco, ho scritto la sceneggiatura anche del... di questo libro, e quindi la versione lungometraggio, e l'avevo portata per l'esame dello scorso anno del corso di cinema che ho fatto, di sceneggiatura a Verona, Studio Cinema, ed è stata ben valutata, per cui ho ipotizzato anche questo di proporla a qualcuno, è che chiaramente sarebbe abbastanza onerosa come impresa,